Casa Tabanelli nasce da un sogno, il sogno che tutti gli uomini contano ugualmente nella nostra società, il sogno che tutti gli uomini possono contare su un posto letto, ma soprattutto possono contare su una seconda opportunità. È un progetto che nasce ormai da una serie di anni fa, 2014-2015, e proprio la casa si è aperta, e con la funzione di dare veramente la possibilità agli ultimi di sognare una rinascita. Casa Tabanelli è una casa di accoglienza di lungo periodo in cui uomini e donne possono trovare persone, volontari, operatori, possono trovare la città che li incontra per ripartire. È una casa che si basa sui principi fondamentali dell'accoglienza, in cui le persone quando entrano trovano dei locali nuovi e belli. Proprio perché l'importanza del bello nella capacità e della possibilità delle persone di ripartire. Ed è un luogo in cui le persone fanno veramente dei progetti per ritornare a reinserirsi nella società. E in tutti questi anni ha visto passare persone provenienti da paesi stranieri che nel frattempo hanno studiato la lingua, hanno trovato lavoro e si sono reinseriti. Hanno visto passare persone che venivano da dei problemi di anche dipendenza, dai problemi di crisi familiare, che hanno trovato con il giusto tempo e i giusti affetti la possibilità di ricostruire piano piano un percorso di vita nuova. Casa Tabanelli non è solo questo, perché Casa Tabanelli è la casa della comunità. Non è un luogo frequentato solo dagli ospiti e dagli operatori di Caritas, ma è un luogo frequentato da numerosissimi volontari, dai Club Lions di Pesaro e da tutta una serie di persone che vogliono anche solo donare il 5% del loro tempo, delle loro competenze e metterle a disposizione di tutti. E questo è il centro, la forza di questa struttura, che è fondamentalmente anche quello che vuole Caritas per i suoi progetti, ovvero quello di mettere al centro una comunità che si prende carico l'uno degli altri. In questi anni a Casa Tabanelli sono passate diverse storie, anche complicate, che però con il giusto tempo hanno veramente portato tutte a una capacità di ripartenza, delle soluzioni. Ora abbiamo anche degli ospiti che ci vengono a trovare non solo per ringraziarci, ma soprattutto per condividere insieme a loro una parte di vita e testimoniare anche la possibilità a chi è in questo momento in una fase di ripartenza che veramente è una cosa possibile. Questa è una cosa possibile grazie alla fiducia che tutta la comunità ha rispetto ai progetti di ripartenza, rispetto alla dignità della persona e veramente alla voglia di credere che esiste per tutti una seconda possibilità.